Per me? Sì. Bella, grazie. Mamma mia, che grossa questa qua. Questa è grossa, guardate com'è. Forchietta, aspetti. Uno. Camera non va bene. Camera un pochino più piccola ci vuole. Niente. Due forchette, più di due forchette. Enorme, mamma mia, com'è grande questa qua. E lui ce l'ha con funghi. Rigiata. Ai ai ai. No. Questa io già arrabbiata, no. Questa mia più o meno va bene. Usata questa. Sono nervosa, pizza bruciata fa male. Oh, ora sì che è altra cosa, bene. Mi hanno anche scambiato, diciamo, no, io ho ordinato altra pizza e hanno sbagliato, mi hanno portato con bresaola, io bresaola mangio tutti i giorni a casa e non mi va, ecco, anche questa un pochino, questo speck si chiama purgatoria, cioè speck e scamorza, e scamorza, speck, scamorza e doveva essere pizza bianca, mamma mia. Sorridi almeno tu, sorridi, perché io già nervosa. Allora vuoi pezzettino questo qua, questo più grosso, ora ti do. Non ce la faccio mangiare perché non è buona nemmeno. Scamorza non è buona, impasto non è buono. Ho capito che ci sono pizze che anche non è buone, sì. Devo sorridere anche. Ho mangiato molto male. Birra piccola. Io non capisco come uomini bevono birra così grossa da un litro. Serve. Basta così, birra piccola, nemmeno media. Buona. Con questo vi saluto, cari miei amici, vi abbraccio tutti, vi voglio bene. Grazie per i commenti. Buona serata a voi. Pizza italiana è migliore, ma non dappertutto, perché bisogna arte. Fare pizza bisogna, non è facile. Qualcuno fa bene, qualcuno male, a qualcuno fa alla grande. Arrivederci.